Ciao, sono Alessandro Massari, sono qui perché da molti anni seguo la marcia per i popoli oppressi e parlo per Radicali Italiani, sono presidente del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Sono venuto quest'anno per proporre una riflessione, cioè fare un progresso nella definizione dei diritti per poter garantire al meglio i singoli componenti dei popoli oppressi. Non esiste a livello internazionale una definizione di popolo, esiste il diritto all'autodeterminazione, ma non esiste il concetto di popolo. Cosa accade quindi? Accade che i tanti stati in cui sono suddivisi molto spesso i popoli oppressi vengono conculcati anche nei loro diritti individuali. E il nesso è inscindibile fin da quando si è rotto il monopolio dei vecchi stati nazionali, con la rivoluzione francese e quella statunitense, che non per caso misero in coniugazione i diritti individuali e quelli dei popoli. Poi i diritti individuali hanno trovato un maggior sviluppo, una maggiore diffusione, grazie all'ONU, che purtroppo però ha dei limiti evidenti, soprattutto in questo momento di rivoluzione. A maggior ragione l'hanno avuto i popoli. Ecco, credo che sia arrivato il momento di poter laicamente proclamare una definizione di popolo per meglio tutelare i popoli e gli individui che li compongono, perché la rule of law, lo Stato di diritto, valga per ogni singolo dovunque nasca, sia esso in un popolo con uno Stato o un popolo senza, perché il diritto è sì dello Stato. Ma esiste un concetto più ampio, la rule of law, dove anche le istituzioni devono rispettare le proprie stesse leggi e i cittadini che lo compongono. Queste persone saranno senza Stato, ma hanno un popolo e quindi hanno un diritto umano.